In molti paesi del mondo l'omeopatia si è già inserita pienamente nel sistema sanitario ed in Italia quasi il 15% della popolazione si affida alle cure omeopatiche. Si sente perciò il bisogno di informare i cittadini per far conoscere sempre meglio questo mondo e lo strumento scelto è quello dell'opuscolo informativo di distribuzione gratuita. Saranno 20.000 le copie presenti nelle oltre 300 farmacie di Napoli. Si chiama Medicina Omeopatica e Cenni di Omotossicologia, l'iniziativa promossa dal Comune di Napoli ed edita dall'Associazione Medica Italiana di Omotossicologia. È stata presentata questa mattina nella sede di Federpharma ed ha l'obiettivo di portare a conoscenza di tutti le nozioni di base, le origini, la legge dei simili, i farmaci, le modalità di assunzione e la loro funzione di complementarietà con la medicina tradizionale allopatica. L'epoca storica che stiamo vivendo richiede un ripensamento dell'abuso e a volte appunto assolutamente inappropriato che si è fatto dei farmaci. Cominciare ad avere una visione più naturale o naturalistica di certi processi può anche rivalutare la capacità troppe volte addormentata di reazione da parte dell'organismo rispetto a certi eventi patologici e quindi offrire la possibilità di una medicina omeopatica alternativa comunque rappresenta un valore aggiunto e una ricchezza da far entrare in qualche modo nella cultura e abbattere quel muro che c'è tra la medicina allopatica, quella tradizionale, e la medicina omeopatica, ma dall'integrazione delle due forse può veramente migliorare il rapporto tra paziente e farmaco.